audio del video della seduta verrà disponibile e sarà accessibile sul sito del comune. Diamo avvio al consiglio comunale, un momento per questa sera. Passo la parola al segretario comunale perché procede con l'appello. Prego, segretario. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Sì. Bossi Fausto. L'ho visto. Da davanti. Sì, sì. Navarra Giacomo. Carina Enrica, Oltrasi Gabriele, Corio Ella, Mannino Alessio, presente, Bertemacchi Fabio, assente, mortificato, Croce Raffaella, Moretti Dario, Michelone Simona, Barocchio Marco, è giustificato. Carlesso Paolo, sì. Lomi Walter, sì. Guaglione Claudia, sì. Fasolino Federico, sì. Severanzi Piero, sì. Quindi c'è il numero legale, prego Presidente. Grazie. Allora, ai sensi dell'articolo 25,2 del regolamento del Consiglio Comunale, l'amministrazione e l'eventuale supporto alla redazione degli argomenti di competenza iscritti all'ordine del giorno, di stasera ho invitato a partecipare alla seduta con nota protocollo comunale numero 13.067 del 24 giugno 2021, il dottor Cisvento Roberto, responsabile del settore di gestione risorse, con nota protocollo comunale 13.070 del 24 giugno 2021, il dottor Almasi Picano, il dottor Paolo Stegini, rispettivamente presidente e direttore generale della Azienda Speciale GEAS. Per la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4,6 del regolamento delle commissioni comunali, sono stati invitati. Allora, uno con la data lavoro comunale 13.163 del 24 giugno 2021, la dottoressa Compagna Elisabetta, presidente della commissione affari istituzionali. Due con la data lavoro comunale 13.165 del 24 giugno 2021, il signor D'Angelo Filippo, presidente della commissione per attività culturali, tempo libero e le politiche giovanili. Con nota protocollo comunale 13.167 del 24 giugno 2021, la signora Lupiani Simona, vicepresidente della Commissione per l'attuazione del diritto allo studio, in quanto presidente Corio Ellen, è ricaduta a seguito della nomina come assessore alle politiche educative. Con nota protocollo comunale 13.168 del 24 giugno 2021, il signor Daniele Giordano, presidente della Commissione Ecologia. Con nota protocollo comunale 13.169 del 24 giugno 2021, il signor Ruggini Sergio, presidente della Commissione Lavori Pubblici. Con nota protocollo comunale 13.171 del 24 giugno 2021, il signor Mauro Giuseppe, presidente della Commissione per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Per la Commissione per le attività sportive, in quanto il presidente, il signor Scamorza Ivan, risulta essere assente, è stato convocato Bevilacqua Davide come componente della Commissione per le attività sportive. E in quanto il presidente ha assegnato le dimissioni del ruolo della stessa commissione. Allora, passiamo a trattare il primo punto dell'ordine del giorno, preso ad atto relazione attività svolte delle commissioni comunali. Do la parola all'assessore Montrati. Prego, assessore. Grazie, presidente. Con la delibera del Consiglio Comunale numero 40 del 30 giugno 2020 e la successiva delibera 21 del 29/03/2021 è stato modificato il regolamento delle commissioni comunali, in particolar modo l'articolo 4,6. Modificato in questo modo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, nella prima seduta consigliare utile, tutte le commissioni rendono al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, della durata massima di 5 minuti. Il Consiglio Comunale prende atto delle relazioni con apposita deliberazione. Quindi procediamo in questo momento ad ascoltare nell'ordine del diritto dagli uffici le relazioni. Allora, per quanto riguarda la commissione consigliare di bilancio, finanza e programmazione, disciplinata dal capo 2 del regolamento del Consiglio Comunale, l'articolo 76,5 del regolamento del Consiglio Comunale prevede che su iniziativa del Presidente sia resa al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta. Passo la parola alla dottoressa Bombagna Elisabetta affinché relazioni sulle attività dell'anno 2020 della Commissione Affari Istituzionali. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Dunque, allora, la Commissione Affari Istituzionali è composta da 7 componenti, io sono il Presidente. Nel corso dell'anno 2020 si è riunita 5 volte, considerando uno stop di 4 mesi da marzo.
marzo a giugno per il Covid e un'altra seduta sospesa per il mese di dicembre. Quindi le sedute sono state 5. In queste 5 riunioni praticamente sono stati modificati una serie di modificati esaminati perché alcuni regolamenti non sono ancora stati approvati dal Consiglio Comunale definitivamente. Abbiamo modificato il regolamento del commercio sulle aree pubbliche, poi abbiamo modificato il regolamento applicativo dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, modifica il regolamento comunale delle entrate, l'approvazione del regolamento IMU e il regolamento TARI. Questo l'abbiamo fatto in seduta insieme alla commissione consigliare bilancio, chiaramente con il quale abbiamo modificato e approvato questi regolamenti. Poi abbiamo modificato il regolamento commercio sulle aree pubbliche e abbiamo fatto l'esaminato e deliberato la proposta di appendice per la regolamentazione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale. Credo non sia ancora passato al Consiglio Comunale, ma è già stata validata dal DPO sotto il profilo di privacy, quindi manca quest'ultimo passaggio. Diverse riunioni sono state dedicate appunto all'esame e alla revisione del regolamento del Consiglio Comunale. Abbiamo modificato già, ancora non il Consiglio, abbiamo già modificato alcuni articoli e stiamo esaminando, sono ancora in fase di revisione, alcuni articoli 58 e 59, mozioni e interrogazioni, perché sono, diciamo, punti dedicati sui quali stiamo ancora discutendo. Abbiamo ancora una revisione, credo sia ancora passato, la proposta delle civiche beni inerenze, che è stata licenziata dalla commissione delle civiche beni inerenze, è venuta nella nostra commissione, ma non è ancora passata in Consiglio Comunale. Io direi che sulla commissione non nulla da dire, se non che abbiamo lavorato bene, tutti insieme con una buona collaborazione, sempre col supporto tecnico, ci tengo a dire, del segretario generale e della dottoressa Bonelli, che è responsabile degli affari generali. Quindi credo di aver concluso, spero di essere stata chiara. Passo la parola. Grazie. Ok, grazie a voi. Allora, non vedo Giordano Anelli nel pubblico, ok, quindi se magari arriva dopo, poi passo la parola alla signora Giuliani Simona, che è la relazione di attività dell'anno 2020 della Commissione per l'attuazione di diritto allo studio. Prego. Buonasera, la Commissione per l'attuazione di diritto allo studio è così composta, quindi da me, che sono il vicepresidente facente funzione presidente, la quale nel mese di maggio 2020 il presidente Corio Rema è detenuto a seguito di nomina come assessore delle politiche educative. Poi è composta dalla Casciamano Luciano Mina, Almaso Luciano, Panzini Rossella, Rossi Giacomo e Vignati Elena. Le sedute effettuate nel 2020 sono state due. La prima il 7 settembre 2020 presso la scuola secondaria Simone Bando di Confermi e la seconda il 3 dicembre 2020 in modalità di videoconferenza. Allora, diciamo che a livello generale sono state riscontrate delle difficoltà di attuazione a causa dell'emergenza Covid-19, ma nonostante ciò si evidenzia comunque una ripresa delle attività didattiche e inoltre tutti i servizi scolastici sono garantiti pur con qualche modifica legata alle regole connesse alle misure di prevenzione dei contagi. Per quanto riguarda le borse di studio, anno 2020 c'è stata l'approvazione del contributo nazionale per il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, innalzando la soglia ISE che conferisce il diritto di accesso al bando da 15.000 euro a 20.000 euro. Le domande pervenute sono state esigue e hanno determinato una spesa complessiva pari a 6.600 euro, a fronte di un budget di 13.294,40. Quindi l'avanzo ottenuto verrà integrato con le risorse finanziarie messe a disposizione per il prossimo anno scolastico, così da poter soddisfare una platea di utenza più ampia. Invece per la terza consulente 2020, che sarebbe comunque una premiazione rivolta agli alunni meritevoli della scuola secondaria di primo e secondo grado e ai neolaureati che ricevono un buon assegno
dello stato di emergenza epidemiologica si è organizzata una videoconferenza online il 30 gennaio 2021. Poi ci sono i voucher spese scolastiche, questo progetto è stato avviato dal Dipartimento di risorse del 5 per 1000, integrate poi con i residui e conto corrente aperto per le donazioni dell'emergenza Covid-19. La somma così raggiunta è pari a 1.870 euro, le domande ricevute nel mese di dicembre 2020 sono state 14, equivalente a una spesa complessiva di 2.100 euro. Secondo questa commissione, questo tipo di misura di sostegno al reddito non è stata sufficientemente pubblicizzata. La scadenza dell'avviso era fissata il 4 dicembre 2020, ma si è potuto prorogare la scadenza del bando fino al 31 gennaio 2020 per facilitare la partecipazione di un numero maggiore di famiglie. Grazie. Grazie. Passo la parola al signor Mauro Luca Giuseppe affinché la relazione sulle attività dell'anno 2020 della Commissione Comunale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. È presente? No. Ok. Allora, per gli assenti, perché mi dicono che anche quelli della Commissione Ecologia hanno regolarmente presentato la dovuta relazione, però almeno quello della Commissione Ecologia mi dicevano che ha avuto un contrattempo di lavoro e quindi non sarà presente. Che la relazione c'è anche per la Commissione Comunale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Sono tutte allegate alle varie delibere. Passo la parola al signor Luigi Di Sergio, che la relazione sulle attività dell'anno 2020 della Commissione Lavori Pubblici. Prego. Grazie, Presidente, buonasera a tutti. In quanto Presidente della Commissione Lavori Pubblici, voglio ringraziare gli assessori che hanno fatto parte, i responsabili dell'Ufficio Lavori Pubblici, i componenti di maggioranza e minoranza che la compongono. La Commissione Lavori Pubblici, da quando è stata nominata a settembre 2019, è stata convocata per 3 volte. Purtroppo la pandemia da Covid non ha consentito la maggior frequenza delle convocazioni. I temi trattati su proposta dell'assessore di competenza hanno riguardato i principali progetti e interventi che l'amministrazione intendeva sviluppare più precisamente. Nella commissione del 26 febbraio 2020 si è trattato l'adeguamento della palestra comunale, il progetto illustrato ha riguardato appunto la palestra comunale a fine di consentire l'allargamento del campo rispetto alle dimensioni richieste dalla normativa vigente. La tematica è risultata complessa in considerazione della tipologia della struttura prefabbricata dell'immobile e il rispetto delle normative antincendio. È stato sottoposto all'attenzione della Commissione, alla Comitiva Generale del Paese con l'indicazione dei punti di interesse da collegare alla rete attuale delle piste ciclabili. La Commissione ha fatto rilevare che sarebbe opportuno uno studio globale sul piano urbano del traffico, questo per quanto riguardava il progetto delle ciclabili della cintura verde. L'area CANI si è esaminato la geometria di progetto dell'area, si è discusso su come regolamentare e si è portato all'attenzione della Commissione l'esperienza dei comuni limitrofi. Vi è stata poi una commissione congiunta lavori pubblici urbanistica il 7-5-2020. In questa commissione sono state valutate e analizzate le proposte progettuali in ordine al finanziamento regionale pari a 500.000 euro per il Comune Fagnano e è stata data una prima pubblicazione relativa alla colonia luterana. Nella commissione del 16 settembre 2020 siamo stati aggiornati sui progetti degli impianti sportivi, dove in particolare la conclusione dei lavori presso la palestra comunale Marino Marchi, si è comunicato inoltre che è in fase di studio l'ampliamento del campo sportivo per consentire la realizzazione di un campo di allenamento con misure regolamentari e la realizzazione di un campo sintetico a 5. Per quanto riguarda la palestra di Legoni, si porta a conoscenza del commissario che l'impresa ha presentato il ricorso per accertamento tecnico, mentre per i campi da calcetto e via dei Amici è stata pubblicata una manifestazione di interesse per poi procedere con un progetto finale. È stato dato anche un aggiornamento sulle opere finanziate dalla Lombardia, viene illustrata la suddivisione di finanziamenti in 4 macro progetti, il primo è la sistemazione e adeguamento della sede della protezione civile, anche in fine delle normative di prevenzione incendi, per un importo stimato di 50.000 euro. La realizzazione delle piste ciclabili in via dei Amici e il proseguimento della ciclopedonale di via Cadoni per un importo di 180.000, la realizzazione di cavi d'ottica della rete di fibra ottica per un importo di 175.000 e la conseguente stesura della fibra ottica delle relative infrastrutture per un importo di 35.000.
Per quanto riguarda gli edifici scolastici, si espone allo stato avanzamento delle opere relative agli stessi edifici, riguardanti l'adeguamento di spazi funzionali della scuola secondaria di Coppermi e primaria Lovra. L'ampliamento del refettorio della scuola materna e inoltre stato il progetto per l'ampliamento del parcheggio della scuola rurale, entrambi realizzati nell'ambito di intervento del supermercato digitale. Si illustra inoltre il progetto di illuminazione pubblica, dove si comunica che sarà sottoscritto il contratto con l'azienda aggiudicataria e l'emissore che riqualificherà gli impianti esistenti con tecnologia LED e si occuperà della realizzazione dell'impianto di illuminazione dei campi sportivi. Negli interventi vari viene illustrato il sistema di percorsi ciclopedonali via Solferino, via Emanuele e Piazza Gracchi realizzati nell'ambito dell'intervento supermercato girato. Si porta a conoscenza la Commissione del progetto di ricettamento del gesto, del rifacimento dell'illuminazione del municipio con tecnologia LED con finanziamento statale di 90.000 euro. Le tematiche affrontate dalla Commissione Lavori Pubblici hanno visto nella loro trattazione la competenza e la preparazione dei membri della Commissione stessa che con il loro contributo hanno permesso di valutare in modo professionale i vari temi proposti, evidenziando le criticità e proponendo di volta in volta le possibili soluzioni o alternative. In fase di discussione sui vari temi e progetti si è riscontrata la necessità di fornire in anticipo ai membri della Commissione materiale relativo agli argomenti da trattare, così da permettere la valutazione preliminare proprio di tutta la discussione durante il svolgimento della riunione. La novità dell'apertura al pubblico della riunione delle commissioni a voli pubblici, come indicato al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento delle commissioni, è un ulteriore fattore positivo che permette ai cittadini di conoscere in modo diretto l'attività dell'amministrazione. Nella riunione del 16 novembre, che ha visto la presenza del pubblico, si è riscontrata la felicità nel condividere le tavole grafiche a disposizione dei commissari con i presenti, al fine di far meglio comprendere il tema della discussione e auspicare che per le future commissioni con presenza di pubblico si possano adottare tutti gli strumenti necessari per la risoluzione del problema. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Allora, passo la parola al consigliere signora Croce Raffaella, che grazie alle sue attività dell'anno 2020 della Commissione per l'inclusione. Prego, consigliere. Buonasera. Nel corso dell'anno 2020 la nostra commissione si è riunita in due sedute. Ringrazio innanzitutto per l'impegno dei componenti, del responsabile del settore socioculturale e dell'assessore competente. Nella prima seduta si sono raccolte proposte dai presenti per cercare di migliorare l'inclusione sociale, pensando soprattutto al tema degli anziani come faccia da proteggere a livello sociale all'inizio del divertimento generale della popolazione. Ci si è focalizzati sulla solitudine di questa persona e quindi sulla necessità di creare rivolte e reazioni dedicate. Si è pensato a convenzioni con bandiere, di cammino, a fine di centrale, a cerca, e di sulla salute. Si sono suggerite proposte come quelle del cinema, con il forum o comunque iniziative di trasferimento, che è servizio per gli anziani attraverso private e cooperative sociali, come può essere un servizio di ristorazione con possibilità di trasferimento nel pomeriggio con attività varie. Ipotizzava una convenzione con qualche ristorante che possa offrire tramite a queste giornate per anziani e la defatta per i bambini di italiani. Sicuramente lo scoppio improvviso della pandemia del Covid-19 ha giocato un impegno su questo fronte. Nella seconda seduta si è parlato di progetti per l'inclusione scolastica, in quelli non venuti pur con le difficoltà legate ai continui mutamenti normativi e al rigido protocollo sanitario, e di due nuovi progetti da realizzare all'interno della scuola. Uno riguardo l'annuncio degli educatori sociali e o con i forum di apprendimento, in collaborazione con l'Associazione Italiana di Dislessia. Si tratta di un progetto studiato con lo studente con lo scopo di portarlo al raggiungimento dell'autonomia, rivolto agli studenti delle classi 4 e 5 della scuola primaria e a quelli della scuola secondaria di primo grado. Il secondo progetto va dato sulla mediazione e viene proposto da una psicologa che, dopo una valutazione, individua l'animale tanto la classe rivolta e pensa di avere un tipo d'animale, progetti che probabilmente saranno attuati nella scuola futura di un primo grado. Grazie. Passo la parola al signor D'Angelo Filippo affinché relazioni sulle attività dell'anno 2020 della Commissione per le attività culturali dei Polibre e Politiche Giovanili. Prego. Grazie a tutti, per la prima volta sono promozionato. No, la nostra storia è partita male perché purtroppo il primo evento che è saltato sarebbe stato un evento probabilmente anche storico per il paese, perché dovevamo portare qua il produttore dei Nirvana a Fagnano per Castello.
per una serie di casualità era in Italia a presentare un libro di una scrittrice che conosco, e praticamente avevamo già fissato la data e tutto, però poi è proprio il primo periodo di Covid questa cosa è saltata. Poi ne sono saltate tantissime, forse meglio parlare di quelle che invece abbiamo fatto, che sono purtroppo quasi tutte virtuali, purtroppo quasi tutte legate anche a me, perché io casco a fagiolo, faccio queste cose. Quindi ne ho fatto il filmato con Natale sulle storie di Natale, fatto così, intervistando delle persone così. Poi stiamo lavorando su, praticamente finito, il documentario sulla colonia. È completamente finito, infatti io spero che adesso col CRT dobbiamo capire bene come fare questa cosa. Teoricamente si parlava di proiettarlo a luglio e poi a settembre per le scuole. E se si fa sarebbe una bella cosa secondo me, perché se si fa in più di 2 settimane al massimo, perché poi le persone partono per il mare. Quindi questa diciamo che è stata la cosa più importante, cioè che, su cui abbiamo lavorato. Poi siamo riusciti però a fare anche un evento live qui al Castello a luglio dell'anno scorso, però è stata una cosa che l'unica cosa live che abbiamo potuto fare, diciamo. Ringrazio anch'io tutti quelli che hanno collaborato con me all'interno appunto, ci siamo visti 2 volte anche noi come un po' tutti. E vi ringrazio, basta così, non so cosa dire. Grazie. Allora passo la parola al signor Davide affinché relazioni sull'attività dell'anno 2020 della Commissione delle attività sportive. Prego. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Io ho preso in giornata, avrei dovuto leggere questa relazione che ho firmata, non ha mio nome, preferisco farmi un breve riassunto con alcuni tratti e alcuni punti scritti in italiano che non è capito. La Commissione Sport è composta dal Presidente Franza Morta, che è dimissionario, del signor Giorgio Galli, Davide Villappa, Samuele Sangalli, Germano Capitani e Daniela Paglia di Rosana Fasucci. L'unica riunione effettuata nel 2020 è relativa, che è avvenuta in data 3/8/2020 alle 17:45 perché della situazione pandemica che ha limitato la possibilità di incontri ed anche la possibilità di organizzare eventi sportivi. Le decisioni si sono quindi limitate alla programmazione dei eventi futuri da fare al termine della situazione pandemica. Di fatto la riunione che abbiamo effettuato si è svolta con la presentazione dell'assessore Guaglione alla Commissione Sport, si è presentata brevemente, poi abbiamo iniziato a parlare di quello che sarebbe dovuto essere la ripresa sportiva post pandemia. Di fatto poi non è più avvenuto nulla di che, perché la situazione pandemica si è prolungata. Abbiamo brevemente trattato, l'assessore Guagliano ci ha brevemente illustrato l'avvenuta fusione tra le società calcistiche Fagnano Calcio e ex PSD Oltredolona. Si sono trattate le esigenze strutturali della struttura sportiva di Fagnano Lona. L'assessore Guaglianone ha anche illustrato il progetto dell'amministrazione relativo alla struttura di Italia Amicis, che da 4 anni è ferma. Era intenzione dell'amministrazione proseguire con un'opera di project financing. Il presidente della commissione Scamorza ha chiesto se era possibile pensare a nuove strutture sportive, ha parlato di uno skate park da realizzare in Piazza Mercato e ha l'assessore Guaglianone ha illustrato che sarebbero tanti ragazzi interessati a un'iniziativa del genere che potrebbero essere coinvolti, e poi si è trattato abbiamo trattato degli ultimi interventi che sono stati effettuati l'anno scorso al Palamarino, che entro fine di settembre sarebbero stati conclusi, così è stato, poi
di fatto non è più avvenuto niente lì, che la pandemia ha di fatto stoppato gli eventi sportivi. Grazie. Allora, passo la parola al consigliere signor Lovivalter affinché relazioni sull'attività dell'anno 2020 della commissione consigliare bilancio, finanze e programmazione. Prego consigliere. Buonasera a tutti. La commissione, grazie all'impegno dei suoi componenti e soprattutto mi sento di ringraziare anticipatamente del responsabile del servizio, del dottor Cisvento, ma anche degli assessori di riferimento, si è riunita nel corso dell'anno 2020 per 8 sedute. Tra queste 8 sedute, una era congiunta con la commissione affari istituzionali, che era quello che ho detto anche prima. La commissione ha sempre espresso pareri richiesti e formulato proprie proposte al Consiglio Comunale, come è riportato nei verbali. Non sto ad elencare le sedute perché appunto essendo 8 è inutile che stia qui perché ne abbiamo fatto praticamente una al mese. Nelle varie sedute sono state analizzate variazioni di bilancio di cassa con le delibere di giunta, ratifiche di variazioni di bilancio urgente sempre approvate con delibera di giunta, variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. È stato inoltre esaminato il rendiconto della gestione 2019, esaminato e approvato il bilancio consuntivo dell'azienda speciale consortile di Mediolona Servizi alla persona e di questa approvato il piano programma e il budget economico triennale 2020-2022. Esaminato e approvato il bilancio consuntivo dell'azienda speciale GEAS, esercizio 2019, è stata data approvazione alle aliquote IMU e IRPEF alle tariffe TARI dell'anno 2020. Chiaramente questa relazione non è esaustiva di tutto ciò che è stato fatto e chiaramente poi esistono i verbali che viene descritto tutto. Bene, grazie. Allora, se nessun consigliere è andato a fare osservazioni, passiamo alla votazione. Ok. Prego, consigliere Capresso. Volevo soltanto ringraziare il lavoro di tutti i consiglieri, di tutti i commissari. So perché ci siamo confrontati nel nostro gruppo che il lavoro è stato notevole, un po' in tutte le commissioni. Mi viene in mente la commissione affari istituzionali, lavori pubblici, diritto allo studio, che sono state forse le più intense. Quindi mi sento di ringraziare il lavoro di tutti di voi. Altri interventi? Passiamo pertanto alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? Nessuno. E i consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, articolo 41,1, legge 27/12/97, numero 449, individuazione, comitati, commissioni, consigli ed altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune. Passo la parola all'assessore Montazzi per finirsi l'argomento. Presidente, come ogni anno, reintroduciamo e confermiamo in questo caso le commissioni, i comitati dell'ente previsti dalla legge, nello specifico tenendo la conformazione che abbiamo approvato nell'anno scorso, le commissioni confermate tra le regole seguenti: commissione urbanistica, commissione per il paesaggio, comitato di coordinamento PISM di Olona, commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli atti permanenti dei giudici popolari di Corte d'Assise. Appello, commissione elettorale comunale, commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, commissione affari istituzionali, commissione ecologia, commissione per l'attuazione del diritto allo studio, commissione comunale per la sicurezza e l'ordine pubblico, commissione consiliare bilancio, finanza e programmazione.
Commissione Comunale Lavori Pubblici, Commissione Mensa, Commissione per l'Inclusione, Commissione per le Attività Culturali, Tempo Libero e Politiche Giovanili e infine la Commissione per le Attività Sportive. Come anche negli anni passati, ricordo invece che la conferenza dei Trati Gruppo, come riportato in delibera, non è equiparata alle commissioni consigliari dal momento che svolge delle funzioni di programmazione dei lavori e non una funzione consultiva istruttoria di studio dei relativi ai progetti. Grazie. Interventi? Ok, allora pertanto passiamo alla votazione della alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Nessuno. Probabilmente allora, deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare con alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I contrari? E gli astenuti? Siamo quindi a trattare il terzo punto dell'ordine del giorno, esame d'approvazione del bilancio consuntivo dell'azienda speciale Gesco Esercizio 2020. Passo la parola all'assessore Rosa perché illustri l'argomento. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Abbiamo invitato il Presidente e il Direttore Generale della Gesco appunto per illustrare, come già fatto anche in Commissione, il bilancio dell'azienda. Grazie. Prego Presidente. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. GES è stata pesantemente coinvolta nella gestione della pandemia, tutti i suoi ambiti, sia a livello personale per adattarsi a quelle che sono state tutte le direttive nuove per poter procedere, sia a livello organizzativo, perché noi gestiamo un asilo nido dove abbiamo dovuto prendere tutte le precauzioni del caso, creando delle aree isolate dai vari gruppi di bambini e di insegnanti. Questo ha comportato un adattamento dell'orario di lavoro anche degli insegnanti, che addirittura io devo ringraziare veramente perché sono state loro a proporre i vari orari in modo da poter gestire tutti i 50 bambini che può l'asilo nido contenere. Il risultato è stato che nessun caso di Covid si è sviluppato all'interno dell'asilo. C'è stata una piccola precauzione quando fratelli di un bambino in asilo abbiamo dovuto chiudere una bolla, come vengono chiamate, però è stata solo una precauzione. Visto come sono andate purtroppo in altri ambiti, diciamo che l'organizzazione ha funzionato bene, e poi un pizzico di fortuna come sempre ci vuole. Okay. Naturalmente la pandemia ha portato dei problemi anche a livello finanziario. Prendiamo soltanto la riorganizzazione di quello che è stato la mensa scolastica per le elementari. Questo ha portato un piccolo vantaggio iniziale, nel senso che avendo chiuso le scuole e avendo le scuole fatto soltanto la didattica a distanza, all'inizio ci hanno portato un vantaggio, non partecipando alla messa non si è andata fuori, ma poi quando hanno cominciato fortunatamente tutto in presenza la scuola abbiamo dovuto pesantemente calibrare sia il personale, sia la modalità di distribuzione dei pasti, sia la qualità dei pasti, perché ricordiamoci che mentre a Orru ci sono stati pochi problemi perché lo spazio è molto molto vasto, a Rodari invece sono in classe e vengono serviti i pasti direttamente sui banchi di scuola. Questo ha portato, naturalmente, fate conto che ci sono 4.000 euro ogni mese in più di costi per questa situazione. Altro discorso da cui vorrei evidenziare.
finanziario è stato quello della signora Roncari, che ha gestito CUP e centro prelievi da sola, okay, e dove il lavoro è aumentato, non è diminuito. Non vi dico, perché sono stato anch'io, come tanta gente che preme per poter venire avere questo servizio, poco incline anche rispettare certe restrizioni che c'erano. Beh, io devo ringraziare la signora Roncari, perché veramente è stato encomiabile, un periodo difficile da solo a gestire per queste cose. E aumentando quello che è stato il lavoro. Certo, il CUP e il centro prelievi per l'amministrazione comunale è un grosso grande costo, perché naturalmente è un costo unico, anzi direi, perché non è che la gente paga per il servizio che riceve, perché è tutta una gestione poi che passa attraverso l'ST, per cui a noi non veniamo pagati. Però sicuramente penso che la gente, anche fuori paese, non soltanto di Fagnano, ha cominciato a arrivare molto, anche fuori al paese. La farmacia anche qui è sempre stata aperta, non ha mai chiuso una mezza giornata per problemi organizzativi. Farmacia ha avuto tutto sommato un buon andamento economico. Sono diminuite quello che è stato le introiti da ricette generiche, chiamiamole così, okay? Perché come abbiamo visto tutti noi, la gente non so, la cura di ammalarsi è andata al medico, di conseguenza è diminuito questo. Dall'altra parte sono aumentati quelli che sono i ricavi per altri prodotti. Vi faccio un esempio: noi abbiamo gestito la vendita di più di 150.000 mascherine, chiamiamole così, okay? 150.000 a prezzi non in perdita, ma sicuramente sempre guardando quello che è il compito sociale di GERAS. Per esempio, appena arrivata fuori la legge del 50 centesimo mascherina, immediatamente ci siamo andati a fare, ci siamo adattati a questa cosa qua. 150 milioni di mascherine, se fate conto di quanti sono gli abitanti di Fagnano, sono da quali mascherine a testa. Poi abbiamo avuto naturalmente una mancanza di introiti da alcuni servizi tipo la TOSA e così via, perché diminuendo quello che è il lavoro dei commercianti e così via, naturalmente anche qui abbiamo 14.000 euro di mancato introito per questo settore qua. Poi c'è stato lo spostamento di altre tasse comunali all'anno successivo, cioè di quest'anno, febbraio, per cui nel bilancio si può sentire. Tutto sommato diamo però la richiesta di un contributo all'amministrazione che è inferiore a quella del 2019. Okay. Per cui direi che si sono dati da fare tanto, a partire dal Presidente il Dottor Stellini e a tutti gli impiegati. Veramente dobbiamo essere, lo so che molte volte mi faccio dire era il loro dovere, però nessuno di loro ha fatto mancare la collaborazione e tutto il lavoro è lasciato così. Ecco, io mi fermerei qui per non dilungarmi tanto. Se volete entrare nei particolari dei servizi, non vi centriamo. Il contributo appunto chiesto è 189.000 euro e 200 quest'anno. Abbiamo, l'ultima cosa, abbiamo ridato indietro ancora una parte del contributo che c'è del vecchio 800.000 euro. Quest'anno contiamo di dare indietro un'altra parte, scendiamo finalmente sotto le 200.000 euro, il contributo rimanente, per cui si lavora bene. Interventi? Si chiede? Sì, prego Assessore. Sì, grazie Presidente. No, volevo semplicemente ringraziare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione per il lavoro di quest'anno. Grazie. Bene, allora se non ci sono altre osservazioni possiamo procedere alla votazione. Chiedete pertanto ai signori consiglieri di votare per la zona di Prano, i consiglieri favorevoli.
E gli astenuti? Siamo quindi al quarto punto dell'ordine del giorno, validazione e approvazione del piano economico e finanziario TARI 2021. Passo la parola all'assessore Rosa per chi giustifica l'argomento. Prego, assessore. Sì, grazie, consigliere. L'ARERA ha definito con propria deliberazione i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. Disponendo che per l'anno 2021 si debbano considerare come base di riferimento i costi a consuntivo dell'esercizio 2019. Inoltre, sempre l'ARERA ha disciplinato la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, predisposto dai gestori del servizio integrato dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario. Come per il piano economico finanziario 2020, tenuto conto della complessità delle operazioni necessarie nello svolgimento dell'adempimento, ci si avvalsi di una società specializzata nella materia del servizio gestione dei rifiuti, che sulla base dei dati forniti da AGESP per quanto concerne le attività di raccolta, trasporto, smaltimento e dal comune per conto di GEASC con riferimento alle attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza, ha predisposto il PEF 2021 secondo la nuova metodologia di tariffazione disposta da ARERA partendo dai dati a consuntivo 2019. Il PEF è accompagnato da una relazione di accompagnamento che fornisce indicazioni sulle operazioni svolte al fine della sua redazione. Nella relazione di accompagnamento che è stata illustrata anche nella seduta di Commissione Bilancio di ieri sera, sono ricompresi anche i conguagli. La seconda rata del conguaglio costi efficienti 2018 calcolato con il nuovo metodo ARERA e costi applicati nel PEF 2018, 16.663. La prima rata del conguaglio riguardante la differenza tra ruolo 2020 calcolato con tariffe 2019 e l'importo del PEF 2020 approvato in applicazione del metodo tariffario ARERA, 67.564,66. La rata di conguaglio costi efficienti 2019 calcolato con il nuovo metodo ARERA e i costi applicati nel PEF 2019 22.679 euro. Al punto successivo, in conformità col piano finanziario che andiamo a trovare a questo punto, poi andremo a verificare a vedere le tariffe. Grazie. Tre interventi? Ok, se non ha nessun consigliere da fare osservazioni possiamo procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare la di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? maggiormente colpite da chiusure o restrizioni nello svolgimento delle loro attività.
vita è applicata una riduzione forfettaria del 50% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, finanziata con un contributo statale pari a €73.314. Per le restanti utenze domestiche, esclusione di è applicata una riduzione forfettaria del 33% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, ricorrendo alla quota TAI del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzata, per un importo di €124.683. Per quanto riguarda le utenze domestiche, è prevista inoltre una riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa a favore delle famiglie in possesso delle condizioni per la missione al bonus sociale per disagio economico, per la fornitura di energia elettrica e o per la fornitura di gas, fornitura servizio idrico integrato, nonché per i titolari di reddito e di pensioni di cittadinanza. Grazie. Interventi? Allora, se non ci sono interventi, chiedo ai signori consiglieri di votare l'alza di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? 4. Avremo una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. I consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari e i consiglieri astenuti, che sono sempre 4. Passiamo quindi al sesto punto dell'ordine del giorno, relazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, adeguamento al documento unico di programmazione 2021-2023. Passo la parola all'assessore Rosa perché inizi l'argomento. Prego, assessore. Grazie Presidente, anche questo argomento è stato ampiamente illustrato e discusso nella commissione di ieri sera. Io mi limito a dare i dati relativamente al mantenimento dell'equilibrio di parte capitale per gli incrementi di spesa di €695.455,96 che sono finanziati per €373.244,58 dalle maggiori entrate di parte capitale, per €286.233,38 dall'applicazione dell'avanzo di cui €3.156 avanzo destinato agli investimenti che era quello ancora in comune, €2.755,42 avanzo vincolato e €280.321,17 per quanto riguarda invece l'avanzo disponibile. Per invece €35.978 da entrate correnti, di cui €5.978 rimborso assicurazione danni da miglioramento impianto semaforico e €30.000 trasferimento Covid-2021. Sono poi presenti gli assessori, tutti gli assessori e il sindaco per eventuali domande da parte di. Allora, vi informo che è stato presentato un emendamento dal capogruppo Bettemacchi del gruppo Più Fagnano, con il protocollo comunale 13.206 del 25 giugno 2021. Questo emendamento, corredato dai pareri tecnico contabili e dal referto del revisore, è stato comunicato a tutti i consiglieri comunali con il protocollo comunale 13.429 del 28 giugno 2021. Questo emendamento è ammissibile. Essendo assente il proponente dell'emendamento, passo la parola all'assessore, signor Bossi Fausto, che ha dichiarato di voler sostituire il capogruppo Bettemacchi nella presentazione dell'emendamento. Prego, assessore Bossi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'emendamento proposto prevede di inserire una maggiore spesa in conto capitale di €90.000 alla missione 06, programma 01, da destinare a variazione finitura campo sportivo comunale Calfa a 11, sito in piazza Matteotti da calcestre a erba sintetica, e di finanziare la suddetta spesa tramite l'applicazione di una quota pari nell'importo dell'avanzo di alimentazione disponibile.
con nota protocollo comunale numero 13.381, c'è il primo parere di regolarità tecnica. Non si danno osservazioni dal punto di vista tecnico, ma da una prima verifica effettuata si evidenzia che la somma stanziata non risulta sufficiente per l'intervento indicato. Il secondo parere contabile invece dice che, tenuto conto dell'emendamento proposto rispetto ai principi di bilancio ed assicura la sussistenza degli equilibri interni di bilancio e il pareggio proposto rispetto ai principi di bilancio, il pareggio finanziario, scusate, complessivo, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267-2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile. Bene, l'ultimo, scusami, il revisore dei conti che esprime parere favorevole con riferimento alla sola verifica del rispetto dei principi di bilancio e al mantenimento degli equilibri interni di bilancio del pareggio finanziario complessivo. Piacciono interventi da parte dei consiglieri? Prego, consigliere Carrasco. Ne abbiamo parlato anche ieri sera, ovviamente, e mi stupisce il fatto che non sia stato ritirato l'emendamento per tutta una serie di motivi che anche ieri sera sono dimostrati concreti e che rendono questo emendamento inapplicabile. Il primo è quello del parere, che ora è soltanto verbale, ma basterà chiedere un parere scritto alla superintendenza, che sostanzialmente delinea, dice sostanzialmente che anche il parco è da tutelare alla stessa stregua del monumento. Perché? È stato spiegato ieri sera, perché dalla ricerca documentale, nei documenti storici compare il patto delle membranze in tutti i documenti più importanti, cioè nell'atto d'acquisto la finalità per cui è stato acquistato quella lotto di terreno di proprietà della Curia, perché apparteneva alle proprietà di San Martino, vecchia parrocchiale di Pagnano, erano per fare il parco delle rimembranze, non soltanto il monumento ai carri, ma il parco delle rimembranze. Nei documenti successivi il parco delle rimembranze viene richiamato più volte, viene richiamato nei documenti di acquisto delle piante, per le piantumazioni, nelle feste degli alberi, viene richiamato nei documenti di acquisto del lotto successivo del comune, ovvero l'acquisto del terreno del campo sportivo. Inoltre, su quelle carte risulta, sulle mappe storiche, che quello era il parco dei caduti e, essendo parco dei caduti, si applica il decreto Pani sulla preservazione dei monumenti. Non soltanto quello, ci sono anche delle norme del Ministero della Difesa sulla preservazione dei monumenti della Prima Guerra Mondiale. I patti di rimembranze rientrano in questo a pieno titolo. È quello che è risultato dal discorso, dal dialogo con il sovrintendente e i responsabili dei servizi, però sono presente. Poi c'è un altro problema, che è quello urbanistico. Nella relazione del responsabile del servizio urbanistica, fatta all'epoca nel settembre dell'anno scorso, si diceva che non si potevano fare costruzioni. Beh, fare un campo sintetico è una costruzione, perché lì c'è un vincolo cimiteriale. Siamo dentro, all'interno del vincolo cimiteriale.
fare un campo in erba sintetica, vuol dire fare sottofondo, rendere impermeabile lo strato di terreno, fare una raccolta acque, fare tutta una serie di lavori che sono impossibili da fare all'interno del vicolo scintillante. La terza questione, a quanto sembra, c'è l'affidamento di una gara. Però la variazione richiesta supera di molto la percentuale di migliorie, per cui non può essere inserita in una gara in corso. E quindi c'è tutto un problema di normativa di tempo pubblici. Poi a me sembra che questo emendamento vada proprio in senso contrario a una risoluzione del problema. Ed è veramente poco consono che si presenti in questa seduta alla fine di un'amministrazione. Grazie. Allora, proprio ieri sera abbiamo proprio affrontato quest'ultima parte, proprio del consigliere presentare un emendamento in questa seduta. Io sono assolutamente d'accordo con il consigliere Carbesso, probabilmente alla luce anche di quanto è stato detto in sovrintendenza e alla luce anche dei vari approfondimenti che sono stati fatti, io non trovo assolutamente un passo indietro di vedere, non so in che modo, tecnicamente non lo so, però non trovo assolutamente un passo indietro di vedere il progetto, anche perché la società nelle scorse settimane si è detta anche disponibile la società non è che ha avuto ancora la società, però c'è stato comunque un dialogo positivo. La cosa che magari si potrebbe fare, come si diceva ieri sera, è non rinunciare al campo sintetico, ma portare il campo sintetico a 11 dove adesso c'è l'altro campo, e lasciare un campo un po' più piccolo senza andare troppo verso il monumento, perché da quello che ho capito mi è stato riferito anche dai funzionari, la sovrintendenza, dopo che ha rivisto tutti i materiali, faceva delle osservazioni sul troppo allargamento, come un po' è sempre stato detto. Quindi, soprattutto alla luce del fatto che questa amministrazione è terminata, non mi sembra di forzare una cosa per cui non abbiamo neanche le certezze di poter andare avanti. Quindi, magari si può cercare, io non so come, a livello di appalti, di gare, di vedere il tutto con la società, però con la società, la società che ha vinto l'appalto, però se si potesse fare il campo a 11 sintetico dove adesso c'è quello in erba e l'altro comunque lasciato in erba, forse è la soluzione migliore per tutti. Ma io in questo ieri sera si è discusso sulle procedure, su quello che è opportuno o non opportuno. Sicuramente abbiamo fatto un progetto che è differente da quello di cui stiamo parlando stasera, però se un domani poi ci fossero veramente arrivasse il parere scritto anche della sovrintendenza, non è che si può far finta di nulla, quindi forse è meglio pensarci prima. Grazie. Quindi l'emendamento, se si devono mettere dei soldi in più per fare in sintetico il campo, però forse è meglio fare l'altro, anche perché se questo non si può fare, il campo attuale è a 11, in modo che comunque la società ha un campo in sintetico che a loro serve, e poi l'altro capire la dimensione, se a 7, se a 9, in modo che non si vada poco sotto il monumento. Grazie. Prego, assessore Rosso. Sì,
Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora, io ho un momento nel merito delle scelte dell'amministrazione e credo che l'intervento del Sindaco da questo punto di vista esprime una posizione e quindi io mi limito agli aspetti tecnici che il consigliere Cagresso ha messo in evidenza e che mi trovano totalmente invece in disaccordo. E dico perché. Allora, innanzitutto il progetto ha avuto tutte le fasi approvate, quindi da questo punto di vista francamente non riesco a vedere quale sia il problema tecnico legato al progetto. Seconda cosa, parere della sovrintendenza, tutte le interlocuzioni che sono state avviate fino ad adesso e i pareri scritti della sovrintendenza sono pareri favorevoli, quindi la sovrintendenza ha espresso parere favorevole sul progetto approvato dall'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la questione invece che ha sollevato dal punto di vista urbanistico, l'emendamento è stato presentato, è stata valutato anche dal punto di vista tecnico e io non ho visto agli atti il parere dell'urbanistica negativo ai sensi di quello che diceva, di cui parlava il consigliere Cagresso. Francamente non l'ho visto, non mi pare che il funzionario dell'urbanistica abbia espresso il parere che ha espresso il consigliere Cagresso. Il fatto che poi questo tipo di intervento debba essere applicato alla gara d'appalto in corso oppure estrapolato dalla gara di appalto in corso è un aspetto tecnico che esula completamente e quindi da questo punto di vista credo che l'intervento del consigliere Cagresso dal punto di vista tecnico non abbia attinenza. Quindi questi sono gli aspetti tecnici, io sono qua a dire quelli che sono i contenuti tecnici, poi le scelte politiche sono un'altra questione, ma creare delle posizioni di dubbio rispetto a un progetto che ha avuto una sua percorso formale assolutamente lineare e che ha avuto tutti i pareri e dire che invece questo non è vero, mi permetto di dire quello che ho detto. Dopodiché siamo qua ancora a dire che ieri la sovrintendenza o non so quando ha espresso un parere verbale. Quando ci sarà il parere scritto negativo su questo intervento è un discorso. Al momento i pareri della sovrintendenza sul progetto sono pareri favorevoli, questo è nei fatti, quindi se si dice il contrario si dice una cosa che non è vera e questo io lo devo dire anche a difesa degli uffici che hanno svolto il lavoro, dei funzionari che sono occupati della progettazione, che hanno firmato il progetto, che hanno validato lo stesso progetto, che hanno istruito tutta la procedura. Quindi da questo punto di vista io mi sento assolutamente di smentire tutte queste zone d'ombra di cui ha parlato il consigliere Cagresso. Altra questione è la questione delle scelte. Io sulle scelte nel merito io non entro. Se l'amministrazione ritiene di apporre delle modifiche al progetto per quanto riguarda, dato come giustamente ha messo in evidenza il sindaco, l'amministrazione è in scadenza per i motivi che tutti sanno e quindi da parte mia non ho assolutamente motivi per porre questioni su questo punto, ma non consento a nessuno di dire cose che non sono vere e gli atti che sono tutti depositati e protocollati presso l'ufficio dicono esattamente il contrario di quello che asserisce il consigliere Cagresso. Quindi questo è, dopodiché il Consiglio Comunale può liberamente decidere cosa fare
di questo emendamento, ma le basi non sono basi tecniche, perché questo è un consiglio comunale, non è l'ufficio lavori pubblici, sono scelte politiche dell'amministrazione di andare in un senso o nell'altro. Io ho capito che il consigliere che adesso è 6 mesi che bussa alla porta della sovrintendenza per ottenere un parere negativo, però di fatto, cioè, mi deve scusare il consigliere che adesso, però al momento agli atti la sovrintendenza formalmente ha espresso un parere positivo. Questa cosa qua, consigliere, va detta, non si può dire il contrario. Ecco, io ho finito l'intervento, grazie. Bene. Per la replica, prego, consigliere Cavesso. L'unica cosa positiva è che ha finito l'intervento. L'unica cosa positiva è che ha finito l'intervento. Vorrei l'intervento, prima di tutto, al sindaco, per il coraggio della sua scelta. E lo faccio sinceramente. Poi, penso che sia stato veramente coraggioso il a cambiare idea e collaborare in questi ultimi giorni anche con me. Guardi, signor assessore, lei qui si deve prendere qualche responsabilità che non si è mai preso, che non si è mai preso. Qui lei doveva fare il tecnico, non il politico, e invece ha fatto il politico e non il tecnico. Si deve prendere la responsabilità di quello che lei chiama un percorso lineare, che lineare non era affatto, perché c'è una gara espletata che non è ancora stata pubblicata. Prima di tutto, lei si deve prendere le sue responsabilità. Lei è un tecnico. Lei è un tecnico, quel progetto non ha avuto mai un'approvazione di giunta ed è testimone il segretario comunale. Lei si deve prendere le sue responsabilità su un iter corretto. Il parere della sovrintendenza, quando è stato chiesto successivamente alla gara, successivamente all'assegnazione dei lavori, quando è stato chiesto, non sa dire in che data è stato chiesto, visto che i lavori sono stati assegnati il 30 di dicembre dello scorso anno, quando è stato chiesto il parere della sovrintendenza, quando è stato chiesto il parere dei vigili del fuoco, quando è stato chiesto il parere dell'agronomo, tutto successivamente all'evidenza del problema che l'abbiamo fatto noi all'8 di gennaio. Lei si deve prendere le sue responsabilità perché ha diretto un ufficio in maniera scorretta. Lei doveva vigilare sull'iter e non l'ha fatto per non so che cosa, ma si deve prendere le sue responsabilità. Le sue responsabilità lei non le ha mai prese, anche ieri sera le ha scaricate sugli uffici, le sta scaricando su chi ha firmato il progetto. Lei si deve prendere le sue responsabilità. Puoi intervenire? Certo. Prego, assessore. Vabbè. Mi rendo conto che quando è difficile... E non mi dica più, ti dico in esattezza. Mi intervento. Ti dico menzogni. D'accordo, se mi dite per lei, perché io dico le cose come stanno. E se lo, se lo dice un'altra volta, la denuncio. Presidente, sia capo. Prego, assessore. Mi rendo conto che quando non è facile accettare il fatto che la realtà sia diversa da quello che viene sostenuto. Da questo punto di vista, come mi vede, io sono estremamente calmo. Io faccio l'assessore. Sì. Non fa... Ma comunque lei è intervenuto. Faccia rispondere l'assessore Rosa, dopodiché chiudiamo. Ok? Sì, però se grazie. Qualcosa contro di me, ovvero falsità, allora, io faccio interrompere il consiglio comunale. Guarda, sia tranquillo, qui non è neanche il caso di dire né falsità né cose personali contro di me.
Ma non okay, ognuno ha il suo, ognuno una volta andare fuori dalle linee e anche stasera ne abbiamo la conferma, però guarda, io invece le ribadisco che uno, il progetto è stato approvato, la procedura è stata lineare, è stata delimitata dalla approvazione di giunta, ma con dato, approvazione di giunta in data, approvazione di giunta in data, quando è stato chiesto il parere della sovrintendenza, me lo sa dire, dica i dati. Non la sua solita scusi, Presidente, e non dice le date. Ma si può consigliere che adesso, però così non andiamo da nessuna parte. È una questione di presa della sua. Mi dica le date. Allora, che adesso, scusi, Approvazione di giunta. Allora, continuiamo così tutta la serata. Possiamo completare l'intervento, dai. Sì, forza. Prego, assessore. Ancora. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Vediamo se riesco a finirlo stavolta, perché io le dico che, come vede, mantengo tutta la calma, ma non retrocedo di un centimetro. Le cose io continuo a dirle come sono. Dopodiché lei può sbraitare quanto vuole. Non è un problema. Può sbraitare se lei ha dubbi sulla legittimità degli atti, mi scusi, consigliere. Non è questa la sede. Faccia le azioni come le ha fatto in sovrintendenza beccando il suo Ludibiche, come ha già beccato, e lo faccia anche da altre parti, va bene? Il parere, punto 1, il progetto è stato approvato, è legittimato da tutta la struttura, non c'è niente che è stato posto come critico dalla struttura da tutti i punti di vista. Secondo, il parere della sovrintendenza è favorevole, nonostante tutte le insistenze che lei ha avuto, il parere agli atti dell'amministrazione comunale su questo progetto è favorevole. Il discorso del parere urbanistico di cui lei parlava prima, agli atti non c'è un parere contrario del settore urbanistico, va bene, ascolti, non riesce, ma lei riesce ad ascoltare ogni tanto. Ma è il tempo. Allora, consigliere adesso, però per la gentilezza, concludiamo questo punto. Ma come non vuole essere? Allora, detto questo, è legittimo da parte dell'amministrazione in corso seguire strade diverse, ma le basi per le quali si vanno a definire percorsi differenti non hanno alcun riscontro dal punto di vista tecnico, sono scelte politiche dell'amministrazione comunale. Chiaro? E io, dicendo queste cose qua, io non sto insultando nessuno. È lei che già altre volte è andato fuori le righe insultando le persone. Da parte mia e dell'amministrazione non è mai uscito niente di tutto questo. Dopodiché, ripeto, è facoltà di chi seguirà poi tutta la fase esecutiva seguire altre strade. Il sindaco si è espresso, giustamente, gli aspetti tecnici sono quelli che vi ho detto io, sono quelli che vi ho detto io, purtroppo per lei la cosa è così, fine. Ultima domanda, assessore. Dai, ma mi sa dire perché una gara aspettata il 30 dicembre 2020 e non ancora pubblicata, di questi aspetti non è presente il segretario comunale, io sono l'assessore, seguo gli aspetti politici, qua c'è presente il segretario comunale, purtroppo il funzionario dei lavori pubblici non è presente perché in ferie, se ci sono osservazioni dal punto di vista tecnico, formale, procedurale, Leno, secondo me la delibera è firmata e controfirmata da tutti gli interlocutori corretti della struttura. Per me. Se per lei non è così, agisca. Chiaro? Guardi, è una domanda semplice. Adesso andiamo avanti. Guardi, è una domanda semplice. Doveva semplicemente dirmi perché una gara aspettata il 30 dicembre 2020 non ha avuto ancora corso con i lavori. Va bene. Allora,
momento, ok, io sono d'accordo che sotto il punto di vista politica possiamo valutare se è opportuno o non opportuno a fine mandato presentare un emendamento del genere, ok? La ratio di questo emendamento era quello di migliorare il lavoro in atto. In tanti consigli comunali avevamo detto e avevamo specificato che il campo in calcestre probabilmente non era il massimo della vita per i ragazzi che poi dovevano giocarci. Ok, no, io voglio fare chiarezza e correttezza in questa cosa e poi possiamo votare come vogliamo. Tanto poi è l'ultimo consiglio che siamo qui e ci troviamo, però è corretto, stasera faccio il barocchio della situazione, ok? Lancio una proposta che mi piace. Ok? E volevo dire che era semplicemente una proposta da parte del capogruppo Bettemacchi, purtroppo stasera assente, di cercare di migliorare un progetto che magari inizialmente era stato valutato anche dalle minoranze in un determinato modo e dalla maggioranza diversamente, tanto che si era andato incontro, abbiamo fatto conferenze, abbiamo fatto di tutto e di più su questo argomento qui, anche con la cittadinanza, abbiamo avuto tanti scontri su questo punto. Però quello di mettere un fondo a bilancio, fare questa variazione, significa accantonare 90.000 euro per una miglioria che poi diventi dalla futura amministrazione un campo a 7, un campo a 5 in sintetico, un ulteriore campo a 5 o una trasformazione dell'attuale campo, sono dei fondi che sono destinati lì, ok? Su quel campo lì. Poi che si abbia una visione differente, io non metto in dubbio, io capisco il sindaco cosa vuole dire, cioè sotto il punto di vista politico è anche corretto dire ok, noi siamo a fine mandato, io questa cosa non la voto. Ok, e su quello io posso anche. No, 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 non la voto favorevole. No, 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 allora posso capire male. Voglio dire, però la ratio di questo emendamento era proprio quello di migliorare un qualcosa che veniva fatto in calcestre, quindi con le varie forze d'acqua, tutto ciò che si era detto nei precedenti consigli comunali. Da qui si chiude qui, quindi il mio appello è quello lì. Chiedo ai consiglieri, valutiamo di inserire questi 90.000 euro. Che poi anche il parere tecnico magari dice probabilmente non sono sufficienti, probabilmente non sono sufficienti, quindi non per forza se arriverà successivamente un parere contrario della sovrintendenza, il muro non verrà toccato e all'interno un campassetto sintetico si può fare e i fondi invece 90.000 euro basta. Poi ovviamente sarà la futura amministrazione che deciderà come investire questi 90.000 euro, però è un tentativo di migliorare qualcosa che probabilmente così tanto bello non era. Questo è il mio, poi ognuno può ovviamente serenamente con propria coscienza, ma quello era la ratio di questo emendamento, ok? Poi che ci sono state altre interruzioni con la sovrintendenza, abbiamo la certezza che probabilmente arrivi qualcos'altro, ok? Lo valuterà, sì, ma lo valuterà poi il commissario per il servizio, successivamente l'amministrazione che ha di venire, ok? Quindi non è che questo emendamento o questa variazione di bilancio modifica o peggiora quello che attualmente c'è in atto, ok? Quello volevo dire. Poi ovviamente valutate voi consiglieri come votare. Questa è la mia lettura, L'emendamento però è stato posto in maniera sbagliata, scorretta, quindi si può modificare l'emendamento? Se si può modificare l'emendamento, allora sì. Allora, io sono della stessa idea, io non ho detto che appunto no l'emendamento, ho fatto una premessa che era diversa, cioè secondo me se si lascia 90.000 euro per l'emendamento dice per prevede di inserire una maggiore spesa in conto capitale di 90.000 euro da destinare alla variazione di finitura campo sportivo comunale data a 11 siti di diversa natalità calcestre a erba sintetica. Forse possiamo togliere questa parte, lasciare i 90.000 euro migliorativi, però appunto prima guardavo il segretario dal punto di vista tecnico, poi e anche diciamo di rapporti con per la gara d'appalto, questo io non so quale possa essere la soluzione, però se lasciamo questa indicazione di 90.000 euro per la possibilità di fare un campo sintetico va benissimo. Cioè, almeno questa è la mia posizione. C'è la possibilità di modificare, cioè, se il consiglio è d'accordo, Io proporrei di lasciare 90.000 euro per possibili miglioramenti senza specificare campo 11, cioè l'intervento e la progettazione. Praticamente vorrebbe togliere la parte che parla del campo 11 e lasciare soltanto come fondo, come
insieme a questo obiettivo, colorare l'altra, basta. E basta, senza altre a 11 con l'emendamento modificato. Ok, se nessun consigliere da fare altre osservazioni,
Passiamo pertanto a procedere alla votazione. Allora, chiedo ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? No, questo è il mio. I consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Allora, per la deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti. Allora, passiamo quindi al settimo punto all'ordine del giorno. Nomina del revisore dei conti del Comune di Fagnano Lavagna nel periodo 22 luglio 2021, 21 luglio 2024. Passo la parola all'assessore Rosa perché procederà a illustrare l'argomento. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Sì, questa è una delibera essenzialmente tecnica. Il nostro revisore dei conti va in scadenza e di conseguenza la procedura adesso prevede che sia la scelta del revisore venga effettuata presso la prefettura di Varese tramite estrazione dall'elenco. Quindi questa estrazione è stata effettuata e siamo a nominare revisore dei conti del Comune di Fagnano Nuovo e la dottoressa Francesca Frigeri per il periodo 22 luglio 2021, 21 luglio 2024. Grazie. Allora, gli interventi? Niente. Allora, se... Allora, se nessuna... se non ci sono osservazioni da fare, possiamo procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti. 4. Allora, è una deliberazione immediatamente eseguibile, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti. Passiamo quindi a trattare l'ottavo punto all'ordine del giorno, progetto Lombardia Europa 2020, approvazione della Convenzione per la Costituzione del SEAP, Servizio Europa d'Area Vasta della provincia di Varese. Passo la parola. Prego, Sindaco. Grazie. Ci è arrivata la proposta dalla provincia di Varese in collaborazione con la Regione per la protezione di una convenzione per la costituzione del SEAP, che è il Servizio Europa d'Area Vasta della provincia di Varese. Le finalità sono, le finalità di questo servizio sono soprattutto supportare i comuni, soprattutto i comuni medio-piccoli, ma il capofila del Comune di Varese, nel partecipare soprattutto a bandi europei, quindi cogliere le opportunità per utilizzare i fondi messi a disposizione dell'Europa per appunto la promozione delle comunità locali. L'interesse del Comune di Fagnanona, come è stato messo in delibera, a sperimentare e attivare in forma associata alla gestione del SEAP è quello di mettere in rete e di utilizzare competenze e esperienze utili ad accrescere la capacità di assorbimento delle risorse europee e a rispondere efficacemente alle esigenze dei territori coinvolti. L'adesione a questa convenzione non comporta oneri finanziari a carico degli enti aderenti, ad eccezione di quelli connessi alla partecipazione dei propri amministratori e funzionari. Per la fase successiva alla start-up del servizio, gli impegni finanziari, di personale o di altra natura saranno regolati poi nello specifico da un'altra apposita convenzione. Grazie. Allora, interventi? Allora, se non ci sono interventi, chiedo ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Nessuno. Allora,
consiglieri contrari e gli astenuti. Il vice sindaco Mostrati mi leva la parola per un intervento. Prego. Essendo l'amministrazione in chiusura, con il permesso e anche l'assenso del resto dei consiglieri, vorrei fare un brevissimo intervento, un intervento di ringraziamento. Questi due anni di mandato sono un intervento, io ho sempre fatto interventi prettamente tecnici, rispondendo più che altro alle emozionali interrogazioni. Per una volta, se me lo permettete, ho proprio due minuti per fare un intervento che è personale, ma di ringraziamento per l'attività svolta. Questi due anni di mandato sono stati per me un'occasione per acquistare una maggiore consapevolezza, mettendomi al servizio del Paese, senza retorica, il Paese che ama. Che ho scelto di non lasciare, perché qui ho legami con le sue tradizioni, con i suoi paesaggi e soprattutto con la sua gente. Nonostante la mia carriera professionale in realtà mi avrebbe portato al suo. Un giorno un caro professore delle medie Fermi mi disse che meno parole si sceglie di dire, più si conferisce importanza a quelle prescelte. Io ho due ringraziamenti a cui tengo particolarmente. Non avrei potuto fare ciò che ho fatto come assessore ai lavori pubblici prima e vice sindaco e assessore ai lavori ai servizi sociali poi, se non fosse stato per la disponibilità, la correttezza e la professionalità dimostrata nei miei confronti dei funzionari con cui ho lavorato. Ringrazio la dottoressa Mazzone, la dottoressa Tonelli, il comandante Patrizia Berton, gli architetti Cavezzale, Palmieri, il dottor Cisvento, il segretario comunale, il dottor Pasquale Cedace e tutti i vostri collaboratori. Non sempre è stato facile trovare le soluzioni e in molti ambiti sicuramente si può ancora migliorare, ma la vostra collaborazione in questi due anni è stata per me inestimabile. Vi ringrazio per la vostra dedizione al Paese e vi esorto a conservare anche quando non viene percepita, anche in contesti sfavorevoli e demotivanti, perché il vostro ruolo di affiancamento agli amministratori eletti non è solo un impiego, ma è un lavoro che, se vissuto con passione, apporta un contributo determinante alla crescita della comunità e alla qualità della vita dei cittadini. Il secondo ringraziamento fa riferimento alle sfide più difficili che mi sono state affidate, che sono sicuramente state quella delle vaccinazioni anti-influenzali di massa organizzate presso l'area feste lo scorso novembre e delle vaccinazioni anti-Covid per i soggetti fragili allertati lo scorso mese di aprile. Ringrazio pubblicamente i medici di medicina generale, il personale sanitario e infermieristico attivo sul territorio comunale e la protezione civile, senza la cui disponibilità non avremmo mai potuto affrontare e vincere tali sfide come comune. Con grande professionalità è stata messa da parte ogni divisione politica, offrendo supporto reciproco e tenendo lo sguardo fisso sulla bene dei nostri concittadini pagnanesi. Siete stati la dimostrazione che quando è questo lo spirito che anima l'azione politica, le controparti sociali rispondono e i cittadini si mobilitano con il loro imprescindibile contributo. Vi ringrazio e spero che possiate proseguire ancora a lungo il vostro lavoro a favore della comunità pagnanese. Grazie. Per aver fatto un diritto non altri interventi a chiusura, ovviamente verranno concessi, qualcuno vuol dire qualcosa e niente. Prego. Grazie, buonasera. Allora, anch'io a nome del mio gruppo volevo ringraziare tutti i funzionari, il segretario comunale e in particolar modo la protezione civile e il comando vigili che ci ha stato vicino in questo periodo di Covid e grandissima esperienza, bellissima, anche se molto triste, però abbiamo trovato comunque questa vicinanza e questo lavoro anche nel distribuire le mascherine e così via, quindi volevo ringraziare tutti quanti, tutti i ragazzi. Bene, allora il Consiglio Comunale è terminato, ringrazio i signori consiglieri comunali per la partecipazione e del pubblico qui presente. Buonasera a tutti.
possono neanche lasciarlo così, la gente non ci parla.